Suo padre, Don Giulio, era un tranquillo gentiluomo di campagna, un uomo all'antica che viveva nella sua tenuta a una trentina di chilometri dalla città. 35 per essere esatti. In condizioni di traffico normale, con il mio calesse arrivo in città in un'ora e mezza. Era un uomo simpatico, molto distinto, socievole, brillante. Un tipo alla mano, sui 50 anni. 49 a gennaio. Un eccentrico un po' svagato, che aveva un curioso difetto. Certe volte gli mancavano sul più bello le parole più semplici. Questa è una diceria, non è assolutamente vero. Allora, giovanotto, esponimi il motivo della tua visita. Ecco, bravo, visita. Bravo, mi piace, hai i riflessi pronti. E allora? Allora, ecco, vede, signor Mariani, io sono venuto a chiedere la mano di sua figlia. Ah, vuol dire che vuoi diventare mio... Genero. 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 Avanti, lasciati guardare un po', alzati. Mi devo alzare, sì. Girati. Bene, puoi sedere. Grazie. Sì, esemplare umano passabile. Costruzione ossea solida, dentatura sana. Se andare a cavallo? Ecco, bravo, a cavallo. No. Non sai andare a cavallo. Beh, imparerai. Il cavallo è necessario. Qui da noi chi non sa cavalcare è tagliato fuori. Oh. Ma sì. Se non sai andare a cavallo, cosa fai nella vita? Io faccio l'elettrotecnico. Oh, bel mestiere. Moderno, dinamico, remunerativo. Anzi, figliolo, vorresti dare un'occhiata a questo mio televisore? Ecco, bravo, televisore. Ma lo sai che sei perspicace, eh? Intelligente. Grazie. Questa Geggio da ieri sera ha un difetto stranissimo. Non riesco a prendere né il primo né il secondo... Canale, bravo. E nemmeno la Svizzera, Capodistria, Monte Carlo, deve essere un guaio serio, eh? Signor Mariani, la spina, deve inserirla. Alla spina? Sì. Ah! Ma che bravo! Ma tu sei veramente un genio, ragazzo mio, conosci a fondo il tuo mestiere. Di che cosa stavamo parlando? Ho perso il nesso. Ah, ecco, stavo spiegandoti che devo insegnarti ad andare a cavallo. Stavamo parlando del motivo della mia visita. Io vorrei sposare sua... Figlia! Figlia! Bravo! Io non ho nulla in contrario. Trovo normale e giusto che i giovani si conoscano, si sposino e si amino. Però adesso, per quanto la sua opinione non conti nulla per me, io dovrei, ecco, per pura formalità, dicevo che devo chiedere il parere di mia... Moglie? Moglie. La signora Mariani, la madre di Evelina, era una bella donna elegante, magari un po' troppo snob, un tantino ricercata. E insomma, era uno che si dava un sacco d'aria, ecco. Dunque, Agnello, forse Agnello Casalbore Manfredonia di Forte dei Marmi? Agnello Achille di Bagnoli, Napoli. Ah, no, perché sa, non per dire, ma io nasco da Liber Montesquieu, una famiglia che discende direttamente da Luigi XV. Quello dei mobili. Quello dei mobili! Ma lo sai che mi sei sempre più simpatico, ragazza mia? Comunque, se il mio parere conta qualche cosa... Non conta nulla, cara, ma dillo lo stesso. No. Io dico che questo ragazzo, con il mestiere che fa, non riuscirà mai a mantenere una famiglia. Beh, vuol dire che i primi tempi... Scusa, Achille, ti dispiace passarmi una fettina di limone? Grazie. Di limone. Bravo, grazie. No, dicevo, vuol dire che i primi tempi lo aiuteremo noi. No, questo no. Io non sono venuto a chiedere una lira a nessuno. Vuol dire che lavorerò, mi sacrificherò, sgobberò tutta la notte. Ma a mia moglie ci penserò io a mantenerla. Bravo, bravo, figliolo. Era proprio quello che volevo sentirti dire. Hai altre obiezioni? Beh, secondo me mio figlio è troppo giovane per affrontare il matrimonio. Ma scusami, caro, la prima volta che ti ho chiesto di sposarmi avevi 12 anni. Oh, sì, caro, ma dopo ne abbiamo fatti 10 di fidanzamento.
A me sembra che vostra figlia abbia l'età giusta per sposarsi. Ma visto che voi dite che è ancora giovane, vuol dire che aspetterò. E poi? Bene, visto che siamo tutti e tre d'accordo, non ci resta che chiamare nostra figlia. Come si chiama nostra figlia? Oh, Maria Rosa. Ah, già. Maria Rosa! Sì, ho capito, la mia risposta è sì, mi piace, a chi le ci voglio. Sì, perché tu hai gli occhi di Alain Delon, il fisico di Peter Fonda, il sorriso di Jean-Paul Belmondo, vero, sì, mi piace, sì. Ma veramente io non... Cosa c'è, non ti piace la mia macchinetta, ma quando sono grande me la levo, o non ti piace la cesta, ti piace la cesta, non ti piace, non taglio la treccia. Ma che treccia e treccia, io voglio sposare Evelina. Evelina. Ah, Evelina. Vuole sposare Evelina. Come? Prima Milulli e poi Chichi. Eh? E poi Chichi. Ma che tiri, io voglio sposare Evelina. Ma è impossibile, Evelina è già promessa. Sì, si sposa venerdì con Giorgio. Scusami, Achille. È stato uno spiacevole... E qui. Avete visto? Evelina, la mia Evelina, si sposa venerdì. Nemmeno avevo fatto in tempo a conoscerla, che già mi tradiva. A quell'amara rivelazione, la vista mi si annebbiò come per un abbassamento di corrente. E più infuriato di Humphrey Bogart quando gli fregano l'oro del tesoro della Sierra Madre, mi allontanai nella notte, travolto da un'ondata di amarezza. Ah, ce li siamo, agnello mio! Ma allora sei fissato! L'ha sognato un'altra volta! Ma di che ti piace? Ma che ti importa? Mo ti metti a controllare pure i miei sogni. Ho battuto le mani perché voglio il caffè. Anzi, no, guarda. Voglio il cappuccino. Vai a prepararlo e non starmi a seccare. Ma che sei arrabbiato? Io arrabbiato? Senti, Cecchetti, io sono calmissimo. Guarda la mano. Guarda la mano. Non toccarmi. Io sono perfettamente controllato. Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali. Ma dove sto cacciando le mie mascotole, Cecchetti? Ce l'ho infilata ai piedi. Quali piedi? Ah, i piedi, eccole qua. Ah, ho capito, sarebbe con quell'Evelina. Io arrabbiato. Io arrabbiato. Ma figuriamoci. Pensa che si sposa venerdì? Con te? Ma che con me? Che con me? Con Cosoli, con certo Giorgio, un uomo, insomma. E poi basta. Non ne voglio più sentir parlare. Acqua passata, è finita. E poi mica abbiamo tempo da perdere noi, eh? Noi abbiamo un'azienda da tirare avanti. Sì o no, eh? Sì o no, sì o no? Come no? Ecco. Ah, eh. A proposito, l'ha aggiustato il televisore di Evelina? Senti, c'è che... Tu non puoi fare così, eh? E tu non me la devi nominare più quella. Ma hai detto non te ne frega niente. Senti, dov'è il cappuccino, eh? Dov'è il cappuccino? Scusa, ma si è rotta la resistenza della macchinetta. Pure. Il tecnico della ditta sei tu, io sono solo l'amministratore. Senti, lo sai che fai? Tu vai al bar a prenderlo. Ma il bar costa di più! E tu ci vai! Avanti, su, vai, vai! Poi dici che non arrabbiare. Proprio così. Io nell'Achille avevo fermamente deciso di dimenticare Evelina. Di cancellarla di lei immagine come se smagnetizzi una videocassetta. Ecco. E poi dico io, possibile che uno si innamora così a prima vista di una ragazza che non conosce nemmeno? No, non può essere. Era solo un'infatuazione momentanea, da vincersi con la forza della volontà. Thank you.
Buongiorno. Vi diamo un cenno su alcuni programmi della giornata. Alle 11 passeggiata e shopping con Giorgio. Alle 12:45 aperitivo con Giorgio. Alle 13 colazione con Giorgio. Alle 13:30 il telegiornale. Signore e signori, vi auguriamo buon ascolto. Amato Giorgio. Giorgio con il suo macchinone. E allora? Eh? Cosa credi di aver fatto quella lì, eh? Che pensa? Di farmi ingelosire? Oh, ma dico io! Siamo nell'epoca del telestar, delle trasmissioni via satellite, siamo tra gente civile. Sono un uomo di mondo io. Ti piace Giorgio? E va con Giorgio. Va col tuo amato Giorgio. Che tanto non succede niente, sai. Io sono contento lo stesso, il mondo gira uguale. Sono contento, ma che dico contento? Felice, sono strafelice. Me la fischio, sai io.